Voilà, ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sul mio canale. Siamo su Bastion, sono andato a prendere un paio di potenziamenti con le sfide per la nostra lama. Come si chiama? Il machete da guerra, sì. E adesso abbiamo due potenziamenti possiamo sbloccare per l'arco e per il machete. Allora, per quanto riguarda l'arco, 50% in più di danno. O le frecce provocano danni nel tempo. Non saprei. Intanto sblocchiamo. E qua abbiamo velocità di tiro. Anche se c'era più due penetrazioni. E possiamo fare più danno o danni nel tempo. Questa è una bella domanda. Per ora lasciamo questo. Poi per quanto riguarda invece il macete. Qua c'è 100% di danno da colpo critico. Oppure una lama per lancio, che non so cosa voglia dire però. Quindi possiamo intanto sbloccare. Intanto possiamo sbloccare, purtroppo qua non c'è modo di provarla. Cioè qua nel Bastion sarebbe stato utile poter provare le armi e invece non ce le fanno provare purtroppo. E quindi non so onestamente quale sia meglio tra le due. Perché una lama per lancio non so cosa vuol dire e 100% danno da colpo critico invece so cosa vuol dire ed è tanta roba. E possiamo lasciare lama per lancio, vediamo in cosa consiste questo potenziamento e poi in caso lo cambiamo. Ok, allora quindi qua l'addestramento per il machete non l'ho completato, ho fatto i primi due livelli, l'ultimo non nemmeno ci ho provato perché è veramente veramente difficile. Magari con i potenziamenti è un po' più semplice da fare, vedremo. Adesso però andiamo al viale del tramonto. Couples used to walk the sundown path. Kid ain't here for pleasure though. Ok, cominciamo a rompere tutto. Come detto, preferisco il machete al martello perché è più veloce a colpire, molto più veloce. But then somebody gets to the core before the kid. Si parte con le mazzate. The floor starts giving way under the lightest step. A single panic squirt could bring the whole place down. Attenzione. Qua ci inseguono. Ecco, per prendere tutto sono morto. Ecco, questa è una cosa carina. Una difficoltà in più, diciamo. Non so perché mi sono curato, non era quello che volevo fare, onestamente. Ok, cerchiamo di ammazzare questi, così non ci rompono più le scatole e possiamo esplorare tranquillamente, relativamente tranquilli direi, perché in realtà qua c'è il problema che si distrugge il terreno ogni volta che passiamo. Io però vorrei riuscire a prendere tutto. Che sfiga però. Che sfiga. Ma non ce la faremo mai. Che fa, li distruggiamo questi che hanno veramente rotto le scatole. Not so much for noise and tomfoolery. Vediamo se ce la facciamo. Ok, questa è fatta. Non abbiamo la calamita, sennò questi li potevamo attirare. Chiaramente è molto particolare questo livello, proprio perché non possiamo andare a fare tutto velocemente.
Però avrei preferito un pochino esplorare, in tutta onestà. Chiaramente qua ho sbagliato, non era quello che volevo fare. Ah, ok, quindi questa è la... Vabbè, però che cavolo. Questa è l'abilità speciale, come non so se avete notato. Ok, ci siamo? L'abilità speciale... permette di scagliare diverse frecce contemporaneamente. Io qua però non voglio rottere scatole, cioè mi devono mollare. Voglio poter esplorare un po', se me lo permettono. Ah, qua ci sta ancora la melma? Ma la melma lasciata da... da chi? Well, if we mastered the winds in the old days, we can do it again. But the question is, who else could have taken the core? Well, ain't no survivor story. Mamma mia. Aia. Scumbag ate it by mistake. Aia. Pericolo, pericolo. Ok. Oh, stavo morendo. Stavamo morendo. Ok. Abbiamo finito? Mi sa di no. Eh no, ancora no. Ok, abbiamo trovato... Aia. Allora, io vorrei fare un po' di piazza pulita. Ok. Relativamente, tra l'altro. Ancora non sono finiti? Ok, ce ne sta un altro. Non utilizziamo mai lo scudo, tra l'altro. Questa cosa è un po' sbagliata, probabilmente. Allora, qua c'è il trampolino. A che serve? Non riesco a leggere quello che dicono, ragazzi. Roba bruciata. Un miglioramento per una determinata arma, che sicuramente, quindi, per non dirci qual è, non l'abbiamo ancora trovata. Però appunto io non riesco a... Aia, aia, mamma mia quanti sono. Non riesco a leggere ciò che scrive, purtroppo. Vorrei leggere, cioè ciò che dice, vorrei leggere tutto, però purtroppo... essendo in inglese, essendoci sottotitoli, essendo frenetico a volte, non riesco. Allora, il discorso è questo. Noi siamo arrivati qua, però il nucleo non l'abbiamo preso. Quindi non c'era nessun nucleo da prendere. Chi altro è sopravvissuto alla calamità? Bella domanda. Ok, vediamo se possiamo fare qualcosina. Penso di no, però abbiamo sbloccato un'altra abilità. Un'altra abilità che è la granata a mano. Esplode all'impatto quando viene lanciato. Controversa forza distruttiva. Ho paura che ci fa danno anche a noi. Ok, qua cosa possiamo fare? Qualcosa alla fornace? Sì, abbiamo i potenziamenti però per le armi che non stiamo utilizzando. E alla distilleria ancora purtroppo non siamo arrivati a livello 3. Quindi io direi di andare avanti. Se possibile. Allora, qua abbiamo il campo di addestramento per lo spararoba.
non mi ricordo come si chiama, che non stiamo utilizzando, però ci potrebbe dare effettivamente delle risorse utili. Vediamo, facciamo quest'altro livello, poi vediamo se andare a fare l'addestramento. The dead welcome him with open arms. Una cosa è sicura, la componente artistica è fighissima, così come lo è in Hades, e si vede che Super Giant ci sa fare. E voglio parlarne poi con calma. Voglio parlare poi con calma di tutti i titoli di Super Giant, o comunque di quelli che giocherò. You don't much care to see him. Not like this. Ok, stiamo incontrando diciamo degli spiriti. In realtà sembrano più dei ricordi di roba che qua c'è stata e che adesso non c'è più. E qua siamo morti come degli idioti perché pensavo si potesse camminare su quel telo. Anche da un punto di vista narrativo è affascinante, cercare di capire cosa sia successo con questa calamità. Difficile anche capire dove si può effettivamente andare, cioè dove si può far costruire una strada e dove no. Summon a Wayne like Mr. Begley and his kindly wife. Bello la narrazione, appunto, narrata attraverso questi spettri like him. Che rappresentano dei ricordi. Là c'è qualcuno, sembra, o qualcosa. Kid sees him there again. Ok, non ci possiamo andare per ora. Aia. Mi ha fregato quella roba. Più resistente di quanto mi aspettassi. Mortacci loro se fanno male questi. Beviamo, che qua ci ha dato una pozione. Devo dire che non sembra troppo punitivo finora il titolo. Anche se lo confronto con Hades, appunto. Mamma mia. Ci ha sorpresi. Quello cos'è? Un ingranaggio. Sembra essere sceso un ingranaggio, ma non si può andare. Queste sono tutte persone che non ce l'hanno fatta, a quanto pare. Ok, stiamo vedendo un po' le conseguenze della calamità sulle persone che a quanto pare non ce l'hanno fatta. Grady Senior, Grady Junior, they didn't make it. But him, he survived. Qualcuno è sopravvissuto a quanto pare. Vai a capire chi è. Là c'è qualcosa da prendere. E la prendiamo. Sigillo degli Ura. È un cimelio portato da chi è legato agli Ura. Chissà cosa sono sti Ura. Aspettate, devo capire. Ok, si prosegue. Belli questi. Si prosegue da qua. Come dicevo, è un po' meno punitivo di Hades finora.
we wouldn't be here right now, would we? Nel senso che ti danno magari più cure anche quando non hai di bisogno. Le cure sono abbastanza abbondanti per ora, eh. Sono abbondanti le cure, sì. Non sono... non elemosinano, ecco, di darti delle cure. Ok. Io manco mi ci avvicino, guarda. C'ho l'arco cazzuto perché mi devo far colpire. Ok, qua ci sta il nucleo. Però non è disponibile in questo momento. Ok, l'abbiamo già preso. Era troppo facile. Vediamo un po' cosa ci aspetta qua. Kid has no clue, but he says this. We have to go. Please. Ok, è tornato con noi al Bastion. Abbiamo trovato un altro sopravvissuto. He's a proper gentleman, that man. His name is Zulf. No hiding, he's an Ura. Folks like him ain't never been a common sight in Ceylandia. He's relieved to see a living face or two. The kid and I introduce ourselves in kind. Both to him and to each other for the first time. Ok, parliamo con loro. Allora, lui si chiama Rax, quindi abbiamo scoperto il nome del narratore. We fought the Ura decades ago, but that was then. Things are different between us now. Prima spuntava straniero, adesso Rax il nome. Questo è Zulf. Chiediamogli un po' di cose. He was born in the Tazzil terminals. The Ura sent him on a mission of peace to our city, and he's lived here ever since. Ok, quindi gli Ura sono un altro popolo. We all lost loved ones in the calamity, he says. I don't know how I'm gonna go on without mine. Perfetto. Vediamo di chiedergli anche l'emblema della sull'emblema della città. For Zulf, Ceylandia was like a second home. He's real worried about his first home too, far to the east. Ok. Bello, abbiamo scoperto qualcosina in più finalmente su questo mondo. Allora, qua possiamo lasciare le cose come stanno. Qua non c'è nulla che possiamo fare ancora. E qua nemmeno alla distilleria perché ancora siamo a livello 2. Monumento, abbiamo preso qualcosa, sì. Bene. Molto bene. E cos'è che possiamo costruire però? Ah, questi sono nuovi. Allora, oggetti smarriti. Una struttura che contenga e ripristina una varietà di oggetti di valore. Ok, il memoriale invece? Una struttura che celebri le opere passate e future. Chi lo sa cosa è meglio fare? Facciamo oggetti smarriti. Nuovi oggetti disponibili. Un kid takes fragments of the old world and makes them whole again. Ok, cosa sono? Allora, qua ci sono. Sono un sacco. Pendente dei beccamorti è un'abilità. Che può essere ripristinata. Però costano, chiaramente. Roba grezza, non sappiamo cosa migliora. Questo migliora lo sparazzanne. La roba affilata migliora il macete, e lo potremmo fare. E questo, l'arco. Questi due li possiamo prendere, intanto. Roba pesante, il martello. Cannocchiale di bronzo. Un telescopio portatile usato per osservare il cielo stellato. Sul viale del tramonto un tempo si potevano scorgere tante vedute mozzafiato delle stelle, delle montagne e del mare. Quindi forse dovremmo tornare al viale del tramonto. I marinai misero a punto questa miscela per riuscire a vedere nei mari agitati, aroma affumicato e muschiato. Birra cetacea. Bourbon di Bastion. I tonici ripristinano completamente la salute. Più due capacità del tonico della salute. Beh, tanta roba. Tanta roba questo. Distillato di erbe piccanti con potere calmante e proprietà ristorative a un leggero gusto di agrumi e bacche. Questo 100% di danno contrattaccando con lo scudo del testauro che utilizziamo poco.
rispondi automaticamente agli attacchi quando sei ferito. Ok, allora a me interessano particolarmente il Barbon di Bastion. Ah, però questi sono delle robe che dobbiamo equipaggiare, chiaramente. Al posto di altre, immagino. Penso proprio di sì. Allora, quello che possiamo fare è comprare assolutamente. Puoi spendere per risistemare questo oggetto? Sì. E anche roba affilata. E nel frattempo, magari... Questo cosa fa? Una folata di colpi rapidissimi che possono tranciare persino la più robusta delle armature. Che questo è un'abilità interessante. Però il cannocchiale mi interessa. E il Barbon. Il Barbon sembra veramente figo. Quindi io intanto prenderei questi due. Il cannocchiale deve servire a qualcosa. Per forza, non ci credo che non serva a niente. Però forse dovremmo tornare lì per vedere a cosa serve. Ok, dov'è che si equipaggiavano? Si equipaggiavano alla distilleria, giusto? Ok, quindi qua abbiamo il whisky mannaro, 100% probabilità di colpo critico quando siamo sotto al 33%. Però abbiamo il Barbon di Bastion. I tonici ripristinano completamente la salute, più due capacità del tonico di salute. Molto interessante. Vediamo cosa abbiamo sbloccato. Ok, abbiamo sbloccato la fortezza di Cinderbrick e il giardino di Pitt. Ok, io prima di andare avanti vorrei fare... Noi adesso abbiamo il cannocchiale, giusto? Equipaggiato da qualche parte, ce l'abbiamo sto cannocchiale? Inventario. Allora, io voglio farmi un giro veloce, anche per conto mio se non trovo nulla, in caso ve lo taglio sul viale del tramonto. Ah, non si può. Non si può perché ormai il sentiero è completamente crollato e manca il suo nucleo, quindi forse si potrà fare invece in futuro. E allora andiamo al campo di addestramento. Vediamo se riusciamo a recuperare qualche oggetto utile. Ok. Any good trapper knows never to take a step till the time is right. Chissà quanto in quanto tempo dobbiamo farlo questo percorso per bloccare i vari obiettivi. Cazzo, siamo morti. Ne abbiamo ottenuti due però, quindi vuol dire che siamo andati abbastanza bene. Prossimo premio a 64 uccisioni. Noi siamo arrivati a 53. Vabbè, non è andata male. Roba unta. Miglioramento per una determinata arma. Che ancora dobbiamo sbloccare, quindi. Questo invece è quello che serve per migliorare altro. Vabbè, io direi che può andare bene anche così. To think a rickety place like the Shingle survived when so little else did. Questo cosa vuole dirci? Ah, del cannocchiale di bronzo. Ok. Zolf offers to help me plot the skyways for the kid. At least the calamity hasn't touched the stars, he says. Ok, l'abbiamo consegnato a lui, credo. Ok, però non so con quale scopo. Parliamo con lui invece. We could always see the stars. We just never could reach them, no matter how high we built. Niente, anche qui non ci dicono niente. Allora, qua sappiamo che possiamo effettivamente migliorare della roba. In particolare il tutto,
tutto possiamo migliorare, lo sparazzanne. Però servono tanti, come sono, materiali, insomma. La valuta di gioco. La prossima roba che vorrei fare, oltre a potenziare effettivamente le armi che utilizziamo, è prendere... beh, in realtà di questi non è che ci serva tanto. Possiamo andare a dare un'occhiata, magari, visto che abbiamo fatto veloci, a uno di questi due. Il giardino di Pitt o la fortezza di Cinderbrick. Ok, andiamo al giardino, così magari la prossima volta facciamo la fortezza. No use praying to the gods these days. No time for it either. L'orto di Pitt. Kid says a little prayer anyway. Couldn't hurt, right? Beh, direi di no. Ok, da che lato dobbiamo andare? Ok, pieno di percorsi sto posto, quindi ci perderemo male, perfetto. Ok, qua è chiuso. E quindi, pieno di percorsi, un paio di ciufoli. Folks used to make pilgrimage here to pay their respects to Pith, the bull. Il toro. Pit, well, il toro. God's long gone now. And the orchard core is long gone too. Allora, quando io posso, che parla il narratore. Quando il narratore parla, cerco di stare fermo, magari di non combattere, però non è sempre semplice, capito? Bene che non lo so prima. Allora, qua ci sono due strade. Questa mi sembra abbastanza articolata. Da questo lato, forse meno, ecco. Pit di peluche. The gods don't care about trinkets, but the kid ain't no god. Questo è un cimelio, una raffigurazione cucita a macchina del dio della commozione e dell'ordine. Questo dio è un toro, non so perché mi aspetto che lo dovremmo combattere. In time, though, the bull stopped being a symbol and started being decoration. He couldn't even save his loyal subjects. Ok, abbiamo trovato qualcosa, roba grezza. Che serve ancora per un'arma che non abbiamo. Qua ci freghiamo tutto, che succede? Niente. Mi aspetto qualche nemico prima o poi, no? Qua non c'è niente, ok. Vabbè, ma si risveglierà, dai, sto toro. E infatti. Ok. Abbastanza agevole comunque è stato. Ok, siamo arrivati al tempio, dove abbiamo delle divinità da sbloccare, immagino. Per ora abbiamo il dio della commozione e dell'ordine, Pitt. I nemici cresceranno per muoversi e colpire più rapidamente. Il tauro insonne, paziente, ma capriccioso, abbellisce le mura della città con i suoi ritratti. Nessun bonus di HP, cioè di XP, nessun bonus di moneta, quindi a che serve? Pith. Ma io lo leverei, onestamente. Kid don't need favors from the likes of Pith. Cioè, scusatemi. Scusatemi, se non mi dà nessun bonus, che senso ha che io metto nemici più veloci e maggiori nemici? Cioè, non mi dà nessun bonus. Well, if the gods are alive, they must be plenty sore. Se mi dava un bonus l'avrei messo. Ma
adesso noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo tornare. Abbiamo sbloccato probabilmente una... un qualcosa da poter costruire. Abbiamo sbloccato un qualcosa da poter costruire al Bastion, mi sa. Che mazzata che ci ha dato questo. Ok. Cerchiamo di farne fuori il più possibile. Ma anche non per forza tutti, eh. Ok. Aia, quanti sono questi? Ok, ci curiamo che tanto ne abbiamo tanti di pozioni. Questo mo se incazza. Ok. Ok, adesso andiamo di qua, credo. Eliminiamo questi che rompono le scatole. Di qua si torna? Sì, abbiamo trovato un tempio, però... poca roba. Abbiamo trovato un tempio, ma con un dio che non ci dà alcun beneficio. Now we can build a shrine of our own, though I got some alternatives in mind. Vediamo qua cosa ci dice Zulf sul pit di Peluche. Zulf touched the thing. Says the god of commotion is no children's toy. E lui invece cosa ci dice? Jura feared the gods. We turned them into toys, put their faces on our walls. Ah, simpatico. Molto simpatico. Tauro meccanico. Turn them round and round all you like. Pit's still gonna be ugly. Ok, ma di qua dove si va? Da qualche parte? No. Ok. Allora, appena avremo un nucleo potremmo anche costruire il tempio. Ma non credo sia troppo utile, ecco. Nella fornace, al solito, quanti ne abbiamo adesso di soldini? 425, quindi ancora non li possiamo fare. Distilleria, niente. Eravamo lì lì per sbloccare il terzo livello. Va bene ragazzi, io direi che per questo episodio può bastare di Bastion. E abbiamo trovato un sopravvissuto, quindi la storia si evolve ora effettivamente. Io vi invito a lasciare un like ed iscrivervi al canale, seguitemi anche in live, trovate il link in descrizione. Io vi do appuntamento ad un prossimo video, vi ringrazio, un saluto a tutti ragazzi, ciao!